città di Imperia, al suo commissario straordinario, prefetto Sabatino Macchione. Grazie. Io ringrazio davvero il presidente Luigi Sappa per quello che ha detto nei miei riguardi. Ha fatto una precisazione che io non ho voluto fare quando c'è stata qualche polemica, perché proprio per evitare le polemiche, ma era evidente che quando è venuto il ministro dell'interno io mi sono calato, ho cercato di calarmi nei panni di un imperiese, del primo cittadino d'Imperia in realtà, del sindaco, e quindi il mio è stato un discorso non certamente di critica alla città che mi ospita e che mi ospita così bene, assolutamente. Io ho inteso dire che qui ci sono tante cose da fare, alcune delle quali ho cercato anch'io con le mie forze di compiere, ma tante altre importanti sono ancora da fare. E ho detto questo a un rappresentante del governo che veniva qui da noi, perché credo che sia giusto rappresentare a chi viene, illustrare a chi viene com'è la situazione del luogo dove viene, e anzi farla partecipe in questo caso Anna Maria Cancellieri, che poi conosco dei tempi perché è un prefetto che adesso è diventata ministro, anche lei è prestata ad un altro ruolo, come io sono prestato da prefetto a commissario straordinario di questo luogo. Quindi ho detto al mio ministro: le cose stanno così, qui c'è molto da fare, dacci una mano. Grazie ancora, Presidente Sappa. Detto questo, nella circostanza di oggi, mi fa piacere che sia qui, anche per questa circostanza, vedo che è una città viva, questa manifestazione, questa cerimonia di consegna dei premi avviene durante un periodo nel quale la città, se voi ancora andate in giro, in questo caso a Oneglia, ma non c'è più credo questo campanilismo così forte tra Oneglia e Porto Maurizio, per cui quelli di Portorini non possono andare anche ad Oneglia, anzi aver messo anche qui San Leonardo, città di Imperia, tutto insieme significa che adesso vi sentite tutti nella stessa città. Ecco, una città che una volta qui, una volta di là, nei vari luoghi si inventa qualcosa ed è viva. La città deve essere viva, Imperia deve essere viva ancora di più, e io spero che anche questo benedetto porto sia compiuto e sarà, per quello che io ho visto, che ho capito, sarà davvero un volano per il futuro. Io per il tempo che ancora rimarrò, purtroppo devo dire, poco purtroppo perché mi stavo affezionando, farò quello che ancora potrò fare per questi mesi che mancano, e però mi auguro che poi coloro che mi seguiranno, che l'amministrazione vera e propria, la gestione democratica della città riesca a portare a compimento questo porto, come pure il depuratore che è da molti anni in costruzione e che forse io vedrò finalmente in funzione quasi completa, perché ci vogliono ancora in realtà dei mesi, ma non so se voi lo sapete, per alcuni mesi perché entri in funzione a regime pieno, non so se voi sapete che il 14 novembre, se non erro, è stato messo in funzione, e chi me l'ha detto era commosso, non poteva neanche credere a quando mi dava questa notizia. È stato messo in funzione con un po' di problemi fino all'ultimo momento, e adesso siamo nella fase di avviamento che dovrebbe compiersi nell'arco di meno di un mese circa. Dopodiché vedremo questa opera la vedremo completata prima di quell'altra sicuramente, ma non sarò certamente io a inaugurarla perché non mi spetta, e tanto più come ho detto che per essere a regime ci vorrà ancora un po' di tempo, e questo almeno io spero di consegnare, di trasmettere per quel poco che avrò fatto anch'io questi mesi alla gestione ordinaria della città di Imperia. Oggi comunque mi fa piacere assistere alla premiazione di queste persone che hanno reso illustre la città di Imperia, ma che continuano a renderle illustre, a cominciare da quelli più giovani. Il Presidente ha parlato di tre uomini, ma in realtà uno dei tre sono due belle ragazze che insomma, tutti quanti voi penso avranno visto in azione durante le Olimpiadi, e che ci hanno dato davvero molto, diciamo,
molto entusiasmo, sperando che potesse vincere la nazionale italiana, non ce l'ha fatta purtroppo, però si è battuta bene. Quindi complimenti a voi due. Gli altri due personaggi sono due personaggi che si sono fatti valere a livello nazionale e anche oltre, uno dei quali è presidente dell'Associazione Tabaccai, se ricordo bene, anche una carica europea, e il presidente Sappa ha ricordato quando c'era i tempi in cui c'era questo negozio, che forse credo non ci sarà più, ormai è stato venduto, ma comunque che fare il tabaccaio vuol dire essere dentro il territorio, essere parte attiva della città dove si sta. È un lavoro che è antico ormai, insomma, quello del tabaccaio, anche se dicono che non bisogna fumare, a parte che solo i tabaccai vendono anche altro, la sigaretta, per chi ha ancora questo cosiddetto vizio, rappresenta comunque una tradizione. Io adesso non voglio mettermi contro, figuriamoci, contro quelle che sono le norme che stabiliscono e le indicazioni che dicono che non bisogna fumare, lo vedete anche sui pacchetti, c'è scritto che fanno male. Comunque il tabaccaio si chiama ancora così, ma fa anche tante altre cose. E avere qui con noi un imperiese che ha raggiunto l'apice in questo tipo di attività, credo che sia un grande orgoglio. Un applauso anche a lui. Infine, io per la verità non ho citato il nome e poi non l'ho detto perché temevo di dimenticarmelo, ma è Giovanni Risso, il presidente del Nazionale Tabaccai, e Pierangelo Raineri, che porta lo stesso cognome ma mi ha detto che non è parente di Giovanni Raineri, che invece ha un incarico molto importante nella CISL, è segretario generale della Federazione Terziario, Commercio, Turismo e Servizi, ho detto bene. E non è una cosa da poco, non è facile raggiungere l'apice anche di questa, anche nella CISL di questo compito. Bisogna, è vero, bisogna insomma fare un po' di carriera, bisogna anche sapersi farsi valere e valere per raggiungere questo traguardo. E adesso anche noi, un imperiese, noi possiamo dire che abbiamo un imperiese, possiamo essere orgogliosi di avere un imperiese che ha questa carica. Un applauso anche per lui. Bene, finisco qui e adesso tornerò al mio posto pronto per premiare qualcuno. Grazie.